Da Cislago, come si può vedere, proprio in attesa di iniziare gli allenamenti, con Joyce Borini raccontiamo un pochettino queste prime cinque partite di campionato di Comu Women. Un solo punto, ma tante occasioni. Sì, dobbiamo prendere un po' di fortuna, no? però non ti dico che sono nervosa perché la squadra non sembra che sia Serie B l'anno scorso. Perché stiamo facendo bene, lavoriamo tanti bene anche. Per il livello e l'equalità, la... certo contro lo sottorrivale, solo ovvio che contro la Juve abbiamo perso dei tanti. però si vede, tanti la s... otra partita che abbiamo giocato. Possiamo averlo vinto. Sì. è mancato quel qualcosa, però la squadra c'è, riesce a giocarsela con tutti. Sì, io penso che arriverà la. la... Lo punti, la vittoria, bravo, perché questa è la strada giusta, no? è il del campionato, c'è tante partite, ovvio che siamo con punti, però io sono tranquilla, stiamo lavorando dopo il giorno, dopo ogni partita si, si vede il lavoro, l'intensità, la... Che andiamo prendendo anche l'esperienza, perché... certo, la voglia di, insomma, di arrivare a questi punti, perché anche contro l'Inter, insomma, sì, abbiamo fatto è è una bella, bella partita. partita. Per me, fu, contro l'Inter, stata la miglior partita che abbiamo fatto. E l'Inter è il primo di classificazione. E io penso che il prossimo, o presto, o speriamo che arriverà ai tre punti. Ecco, presto la prossima partita e... è con il Parma. Cosa pensi della prossima avversaria? Io penso che dobbiamo andare per la partita con tutti. la mentalità forte e con l'ambizione che dobbiamo farlo per noi o dobbiamo farlo per noi, perché è difficile, giochiamo bene quello, però tanti pali e non vinciamo. Tu da uguale come esci a giocare devi andare per tutti e, e prendere i tre punti L'obiettivo è prendere i tuoi punti per dare una svolta alla stagione. Bravo, perché così anche se vinciamo cambia anche la, un po' di mentalità, la voglia. E questo, Perché il lavoro noi non ci fermiamo, questo è buono di vedere la ragazza. Perché io sono abituata alla serie A, però a vinto. Però noi non vinciamo 5 partite. Ovvio, è la mentalità, la motivazione sempre un po' più o meno, no? Ti vieni... Certo, viene un po' a mancare quello spirito, sì. anche se finora in campo vi abbiamo sempre visto aggressivi, insomma, sulla palla. Tolta la prima partita, però la prima è l'esordio per tutti. Però... Tu, tra l'altro, hai una grande esperienza alle spalle, prima del campionato spagnolo, adesso qui in Italia. Insomma, intanto che differenze ci sono tra questi due campionati? Beh, bueno, no... Que... C'è la Spagna e Italia, Italia. Ah. Eh, In Spagna io penso che perché c'è 16 squadre no? qui ha diminuito la, la squadra per fare un po' più professionale certo. diciamo. però anche in Spagna come il calcio è un po' avanzato, è un po' professionale di tanti c'è tanta rivalità non c'è tanta differenza di un rivale all'altro puoi vincere primo come puoi perdere per l'ultimo che però è un po' quello che accade anche qui da noi, nel senso che qualche risultato quest'anno ha fatto vedere che c'è la possibilità, o meglio, bisogna comunque scendere in campo con l'idea di giocarsela con tutti al netto della forza dell'avversario. Sì, dobbiamo pensare in noi, no? dobbiamo pensare che la serie è una serie più difficile, più forte, e io penso che quello che voleva essere difficile non sta a difficile per noi, come giocare contro il rivale e dimostrare la nostra qualità e l'intensità del gioco, perché questo c'è, lo che penso che devo, dobbiamo solo prendere un po' di ambizione e, e per tutti, mettere le gambe come se o tirate. Si va a tre palle dobbiamo tirare 20, 20 volte. Bisogna tirare 20 palla. volte per fare gol. Che qualcuno, che Pala, entrerà al gol. È così. Però io penso che andiamo per, per la strada giusta e arriverà sto sicura, sono tranquilla, perché qui c'è tanta, tanta qualità, e tanto livello e possiamo rimanere alla Serie A tranquillamente. Io penso questo. E questo è il pensiero conclusivo. Come Women può stare in Serie A? Tu ti puoi fermare un altro anno e quindi migliorerai ancora di più l'italiano, che oggi devo dire ci hai dimostrato essere buono perché abbiamo capito benissimo ciò che, ciò che ci hai detto. <ride> oh sì, bueno, io provo. A me mi piace, dice che è arrivato qui, mi piace Italia, anche ho la proposta di andare qui e provare tutti. Il cibo è buonissimo, la città, i tutti, anche quando arriva da Comola. Mi sento come, come a casa, la ragazza, la squadra sono, sono come una famiglia e questo è importante, più importante per una squadra. E è quello che ti dico: per questo so che arriverà a tutti e andrà bene. Perché se c'è unione e c'è un, un spogliatoio insieme, arriverà, non può succedere lo meglio solo, non può succedere cosa peggiore. Grazie di cuore. Cioè. Grazie a voi.